pare hanno indovinato. Cielo sereno e terzo stasera. Nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. San Siro, roccaforte storica del Milan sin dal 1926, è adornato da cima a fondo con i colori rossoneri. Gli avversari non stanno attraversando certo un buon momento. Nelle ultime tre partite hanno racimolato il desolante bottino di 0 punti. Sì, non è un periodo felice, soprattutto dal punto di vista della forma fisica. Credo che a molte squadre non dispiacerebbe affrontarli in questo momento di difficoltà. Vedremo se oggi riusciranno a cambiare la direzione del vento, ma temo che potremmo benissimo assistere alla quarta sconfitta. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica, ma anche di tecnica e personalità. Non mi sorprende Fabio che venga paragonato a un altro famoso difensore del Milan che come lui indossava la maglia numero 13. Tra l'altro io questo lo conosco bene. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Scatta verso il pallone. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Sceglie di battere corto. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Passaggio intercettato. Cerca la profondità. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Krunic, che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite. Suso. Biglia, il suo pallone è morbido. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Sicuri in fase di palleggio. Passaggio sulla destra. Fa sportellate con il suo marcatore. Ottimo passaggio, deve tirare. È un grande riflesso qui. Allontana il pallone. Palla al centro. Troppa forza, il pallone per nessuno. Il Verona ha la miglior difesa del campionato secondo le statistiche. Zaccagni. Nessun gol finora. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Ibrahimovic si fa vedere per ricevere. Çalhanoğlu. Mostrano un buon controllo del gioco. Ha la possibilità di andare verso la porta. E il difensore respinge. Lungo passaggio in avanti. Zaccagni. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Si libera la grande. Cross verso il centro. C'è il colpo di testa! E c'è il gol dell'Hellas Verona. Prima rete per l'Hellas Verona. È intervenuto molto bene sul cross. Grande colpo di testa il suo. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta di... Çalhanoğlu! Ottima la parata del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Verona. È
in vantaggio mentre si avvicina la pausa. Zaccagni, un solo gol a referto fino ad ora cruciale, e così siamo evidentemente sull'1-0. Scatta verso il pallone, ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. C'è la palla lunga in avanti, cercano l'azione veloce. Di Gaudio cerca spazio, può tentare la conclusione. Biglia a sinistra con il passaggio, palla che giunge a Musaccio, fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Per questa volta l'arbitro lo grazia. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 dopo il primo tempo. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Zaccagni la allontana con forza. Segnale, bella parata! Il Verona ha una delle migliori difese del campionato, nelle ultime 5 partite ha subito pochissimo. Rodriguez prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione, prova ad allargare sulla fascia ma con scarsi risultati. Pessina prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Faraoni lancia il compagno in profondità, spazza il più lontano possibile. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Palla a Lazovic, tenta la conclusione e no, niente, è finito il fuorigioco. Il portiere la spedisce su. Miguel Veloso, di forza, allarga il gioco a destra. Miguel Veloso. L'azione era partita bene, non sono riusciti ad arrivare in area però. Ibrahimovic, questa palla è per lui. La difesa è invalicabile oggi. Faraoni. Lazovic. Pessina. Di Gaudio. Riceve un pallone interessante. Può concludere. Fuori di poco, sfortunati qui. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere.
Bonaventura. Pessina. E conquista la palla. Alla peggio nello scontro di forza. Çalhanoğlu. Hernandez. Pallone lungo in verticale. Il Milan ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Assolutamente. Lazovic. Faraoni. È davvero una bella serie di passaggi questa. Stiamo entrando negli ultimi 15 minuti. Zaccagni decide di sfruttare la fascia. Mette la palla in avanti. Ah, e il portiere dice di no. Vicinissimi al gol del 2-0. Grazie a lui la sua squadra è ancora in partita. Grande parata questa. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Spazza via senza fronzoli. Dunque, rimessa laterale. La gioca in profondità. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Allarga il gioco. Çalhanoğlu. Lotta, ma perde l'equilibrio. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Scodella in avanti. Di Gaudio. Prosegue nella sua corsa. Il Verona al calcio di punizione. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? Miguel Veloso. Sulla fascia, è libero. Si coordina per il tiro. Va in rete. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Da lì è senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Di Gaudio, grazie a questa rete, ha messo a segno il secondo centro in questa stagione. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Sì, direi quasi che è tutto deciso. Faraoni. Lazovic. Çalhanoğlu. Ecco un'occasione di contropiede. Ibrahimovic. Cerca chance. Il portiere si oppone. Questa no. Attenzione alla respinta. Tiro davvero da dimenticare. Zaccagni. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Hanno lottato dal primo all'ultimo minuto e hanno conquistato una grande vittoria. Hanno sempre mantenuto la giusta concentrazione.